Oh, buongiorno a tutti. Siamo in diretta su YouTube, ragazzi. Sorridete, siete su scherzi a parte. Dunque, siamo nel laboratorio di iPhone Assist. Togliamo un attimo questo microscopio. Ok, qui sul tavolo operatorio c'è un telefono, un 6 Plus. Allora, volevo giusto presentarvi un po' il lab. Qui abbiamo sulla mia destra Roberto. Ciao Roberto. E Buongiorno. fatti vedere, no, fatti. Eccolo, è lui. Che Buongiorno a tutti. stiamo riparando? È un iPhone 6. Siamo sul Tigris, Eufrates. Tigris. Tigris, ok. Abbiamo. Poi qui c'è Cristiano Ronaldo. Saluta Cristiano Ronaldo. Ciao. Come ciao? Facci vedere. Mostraci. Ah, sei impegnato? Senti, ma Cristiano Ronaldo gioca bene? Ragazzi, quando è arrabbiato nomina sempre Cristiano Ronaldo, non lo so perché, eh. Vabbè, comunque sia. Ok, qui, dicevo, qui sul tavolo operatorio c'è questo, poi ci metteremo altri. Ieri non ho avuto tempo di fare la diretta, quindi mi scuso, ma oggi faremo una bella diretta lunga, sostanziosa e deliziosa. Vi ricordo che agosto abbiamo il corso per tecnica laboratorio, sto aspettando le iscrizioni, perché volevo passare le ferie con voi. Questo telefono non so se funzionerà, io gli ho cambiato intanto un integrato. Aspetta che ci avviciniamo e faccio vedere quale. Dove sei? Eccoti qua. Dunque, così non va più a fuoco. Non si può zoomare tanto con questo. Ecco qua. Dunque, ho cambiato questo qui. Che è. Oddio, non riesco. Ecco, questo qui, che è uno dei due IC della Backlight. L1502 se non sbaglio, oppure l'1580. Uno dei due. Ma il nome vero e proprio, I don't know. Però è quello là. Io sono qui, adesso ero in piedi, quindi ci possiamo anche sedere. Ciao, come sta? Tutti bene? Ok, e questo è il malato. Speriamo che riparte perché il cliente lo vuole. Anch'io lo voglio, però aveva tanti difettucci per cui non era semplice renderglielo indietro. Filmate breve. Allora, una cosa volevo dirvi, da iPhone Assist abbiamo cambiato alcune caratteristiche, fammi staccare la corrente che tanto va bene. Ogni postazione è completa in tutto adesso. Vi faccio vedere per esempio. Questa è la postazione. Scanso la sedia dove stava Sandro. C'è questa scatoletta su ogni postazione, questa qui rossa che vedete, che è completa di tutto, nel senso che ogni alunno che arriva qui trova nella scatola tutti gli strumenti per lavorare. E c'è anche l'ultima ritrovata di Econassis, che è questo supporto su cui si possono montare tutte le schede, dall'iPhone 6 fino all'iPhone 8 Plus. Che è molto buono perché ha anche tamponcini che raffreddano quando uno interviene, no? Quindi ognuno ha una scatola, il giorno riceve in consegna tutto il materiale per lavorare, la sera lo rimette qui e quindi ognuno ha il suo materiale, non si mischia con gli altri, perché purtroppo succedeva questo, che ogni tanto dice ma io non c'ho più quello, ma no, abbiamo dato tutto e hai tutto. Un microscopio, questo qui è un microscopio di concorrenza, l'unica postazione di un microscopio di concorrenza è questo, eh. Poi gli altri sono tutti quanti originali, questa sigla qua vi dice qualcosa, IMSCOPE, no? Tutti quanti originali, questo è il mio, è un 3X180x. Dunque, poi vi stavo dicendo, microscopio, tutti quanti hanno la stazione saldante questa qui ad aria calda, e poi hanno tutti quanti anche la stazione, adesso è nascosta, ma qui, faccio vedere, scanso un attimo, eccola questa qui, è la Weller VSM1, ok? Inoltre ognuno ha un computer in dotazione per lavorare sullo schermo touch con il software per gestire le varie problematiche. Così anch'io adesso qui mi autoinquadro perché questo è il mio schermo, eccolo qua, mi sto inquadrando due volte. Anch'io qui ho tutto il materiale, ovvero abbiamo intanto la saldatrice Weller, questa qui, la VSM1, adesso è spenta ma utilizzata. In dotazione della vela abbiamo la punta questa qui che è più larga, poi abbiamo anche la punta più piccola. Poi anch'io ho la mia US, come si chiama questa qua? Kick 861 8610DW, è lei, adesso sta in stand-by. Poi qui ho il mio alimentatore da banco, che è il classico alimentatore da banco come questo qui, 35, che sta per massimo 30 volts e arriverà massimo a 5 ampere, no? Il mio multimetro, uso questo, ma tutti gli altri studenti ne usano un altro che è comunque buono. Questo è automatico, costa solo 280 euro, niente di che, no? Poca roba.
E poi tutti gli strumentini. Qui, per esempio, io sto utilizzando adesso questi e intendo dare a tutti quanti i miei studenti questi giravite perché sono buoni. Cristiano Ronaldo, come va? Bene, tutto a Ti vedo posto. tutto tranquillo. Sì, Ma la barba? ho risolto. La barba domani. Domani? Sì, Domani a facciamo. mezzogiorno. Domani? Come a mezzogiorno? Domani a Ti porti mezzogiorno. la levetta appresso? Vabbè, se lo dici tu. Ah, non vieni? Vabbè, statene qua, che mi importa. Useremo questi giravide qua, li stiamo già ordinando alla ditta che ci ha fornito anche, ci ha detto di pubblicizzarli. Siccome ci troviamo bene con questi giravide, ogni postazione, intanto già hanno il giravide ognuno, tutti e cinque, ovvero sia questo qui che serve per le viti Mercedes, queste qua, questa Y, no? Si vedono. Poi c'è anche questo qui per i pentagonali. Per la stella c'è questo qui che è rosso e questo qua è quello per le viti di video, no? Quindi 5 diversi, poi ci sono, beh, questo qua è il pentagonale per quello d'apertura, no? Le viti di chiusura, come si chiamano, no? Tutti quanti sono attrezzati in questo modo, tutti i banchi hanno il tappeto che sarebbe questo qui che regge a Volante. 380 gradi, poi c'è quest'altro supporto sotto dove si può appoggiare di tutto, dà pure un po' fastidio. Perché con questi buchi che hanno fatto questi cinesi non hanno capito, io vedete, vado sempre a finire i buchi, no? Invece qui doveva essere ancora prolungato, che era meglio. Magari poi gli suggerisco una variazione sul tema, perché questo supporto è buonissimo, perché è di alluminio e regge benissimo la temperatura. Ma questo modo di fare qui non servivano queste scanalature. Poi che ci devo fare io col centimetro qua non l'ho capito. Comunque ce l'hanno messo, che volete, sono cinesi, no? Ok? Amore e odio insieme. Bene, ci vediamo pomeriggio dopo le 15 circa. Fate i bravi. È quasi ora di andare a mangiare. Mancano 10 minuti all'ora di... Ok? Ciao ciao a tutti.